Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, ancora parecchie nuvole hanno insistito nelle ultime ore nelle regioni meridionali, fino a fine giornata si faranno vedere e sentire, è infatti presente una zona di bassa pressione al sud che porta ancora degli acquazzoni, forse addirittura qualche temporale, tenderà comunque ad allontanarsi. Nel frattempo ampie zone di sereno sono già tornate al nord e si stanno espandendo anche all'Italia centrale. Anche come temperature, differenze con il nord più mite, invece spostandoci verso sud temperature un po' più contenute. Proprio guardate, domani la bassa pressione si sposta in maniera più decisa, quindi netto miglioramento, solo qualche residuo piovasco tra la bassa Calabria e la Sicilia orientale, e anche come temperature ulteriore aumento domani in tutta Italia, ancora una volta però temperature più alte al nord rispetto alle regioni centro-meridionali, ma ripeto, si va verso un rialzo generalizzato. Poi se guardiamo il fine settimana vedremo una rimonta dell'alta pressione, in realtà in parte un po' disturbata. Domenica tra l'altro una debole perturbazione in transito sul Nord Africa si farà un po' sentire sulle isole maggiori e aria un po' più freddina sull'arco alpino porterà un po' di instabilità. Ma nel complesso weekend all'insegna del bel tempo, invece se ci spingiamo fino al primo di maggio, ecco, una perturbazione, un centro di bassa pressione potrebbe transitare sull'Italia tra il 30 di aprile e il primo di maggio, per poi allontanarsi abbastanza rapidamente e vedere una rimonta dell'alta pressione. Però appunto proprio a fine mese potremmo avere il ritorno di un po' di variabilità. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.